per gli amici vegani, ma non solo, per gli amici che, a cui piace la cucina e molto altro ancora, oggi abbiamo un ospite d'eccezione. È la presidente di un Onlus, che è l'associazione vegani italiani, Onlus per esattezza, Assovegan, e anche cofondatrice di un network che si chiama Vegan OK, tutte realtà che andremo oggi a esplorare con Renata Balducci. Ciao Renata. Ciao a voi e tutti i radioascoltatori. Abbiamo detto cucina, ma stiamo parlando anche di editoria, dico bene? Stiamo parlando di tantissime sfaccettature, quelle che riguardano poi il mondo nel suo quotidiano. Ovviamente, vabbè, certamente io mi occupo molto di cucina, sono autrice di diversi libri di ricette vegane. Nel 2007 ho realizzato un blog che si chiama veganblog.it, che attualmente è una community di tantissime persone che cucinano vegano. Veganblog.it. Esatto, veganblog.it, che è poi è diventato pure un libro, e che di fatto contiene circa 20.000 ricette, quindi voglio dire, non è difficile cucinare vegano assolutamente. 20.000, tutte tue queste 20.000? No, è una community. Nell'arco di questi 10 anni ormai, quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni, abbiamo raccolto parecchie ricette, insomma 20.000. Questo alla faccia di chi dice che vegano non si può mangiare. No, questo non è vero. Diciamo che c'è una lavorazione un po' maggiore, bisogna avere un occhio un po' più accorto di sicuro, però se abbiamo 20.000 ricette, insomma, da mangiare ne esce abbastanza. Poi oltre che di cucina, io di fatto mi sono occupata sempre di divulgazione. Sono vegana dal 1999, quindi quando ancora non c'erano i vegani. Assolutamente. Eri vegana prima dei vegani. Sì, è una pioniera sicuramente. E dal 99 mi occupo appunto di divulgazione, e l'abbiamo fatto attraverso tutti i siti. Il primo di questi è stato promisend.it, che tuttora è un sito di informazione su cui si raccoglie tantissime notizie, si raccolgono su tutto quello che accade nel mondo vegano e dintorni, quello che può riguardare comunque la scelta etica vegana. Ecco, ricordo a tutti che la scelta vegana è sicuramente una scelta etica, trovo che profondamente sì. Si parla a volte di scelta salutistica, ma in quell'ambito mi fermerei solo a dire che si mangia vegano e non si è vegani, ecco, perché c'è molta, diciamo, differenza. È diverso, il mangiare vegano è diverso dall'esserlo. Assolutamente. Sono due discorsi molto diversi. Mangio vegano, sono vegano, sono cose molto diverse, perché essere vegani include diciamo anche un approccio diverso, l'approccio anche, ma nel quotidiano, come ti dicevo prima, da quando mi lavo i denti a quando torno a letto e dormo, che magari il mio materasso deve essere vegano, il mio cuscino pure, non devo avere piumini, non devo avere prodotti che sono stati diciamo che contengono diciamo ingredienti di origine animale all'interno, neanche del dentifricio, piuttosto che delle creme per il viso. Quindi insomma non mi posso vestire di pelle, di cuoio, di seta o di lana, ed è quindi molto di più che solamente limitarsi a un cibo. È interessante, vegano. È interessante come riflessione, ci sarebbe da farla, forse anche addirittura un paio di critiche potrebbero uscire fuori. Può uscire tutto per un confronto sicuramente costruttivo. Assolutamente sì, potrebbe uscire fuori di tutto in questo caso. Vogliamo parlare anche delle altre come dire, realtà di cui tu sei protagonista. Sì. Il primo è Assovegan. Assovegan, sono la presidente di questa associazione che nasce nel 2012. È un'associazione attiva su tutto il territorio nazionale e non solo, è costituita da diversi comitati all'interno dei quali diciamo ci sono persone di, diciamo, di riferimento in ambito italiano per i vari settori. Abbiamo un comitato medico, un comitato scientifico all'interno dei quali sono presenti diversi specialisti in vari campi, sono tutti vegani. Poi, visto che siamo qua, vi dico anche che c'è un comitato sportivo all'interno dei quali fanno parte sportivi di importante calibro, tra i quali Massimo Brunaccioni, che è campione mondiale di bodybuilding natural e non vegano. Quindi voglio dire, lui è vegano ma è campione mondiale di un bodybuilding non vegano, quindi dove tutti gli altri non erano vegani. Quindi la forza ce l'abbiamo, mangiare mangiamo, eccetera. Abbiamo un comitato legale, abbiamo un comitato artistico, abbiamo un comitato etico e poi abbiamo degli ambasciatori sparsi in tutta Italia. Poi sono cofondatrice Abbiamo detto Vegan OK. E di Vegan OK. Che Vegan cos'è? OK è una realtà. È una realtà, sì. È un network perché è composto di tantissimi altri, diciamo, di altre sfaccettature, no? E si occupa di fare informazione attraverso, diciamo, dei telegiornali, così. E si occupa di certificare aziende
che hanno, diciamo, la che producono, diciamo, prodotti che non contengono derivati animali, non solo, che non sono testati, che le aziende non sono aziende che fanno sperimentazione, che non mettono in evidenza l'uso di questi prodotti associati con cibo che non è vegano, insomma devono avere molte caratteristiche. In più certifichiamo gratuitamente ristoranti piuttosto che bar, agriturismi, che hanno e mettono a disposizione un'offerta anche per i vegani, perché i vegani sono dei giramondo, non è che stanno chiusi dentro casa loro a mangiare le ricette scritte sui nostri siti, ma se ne vanno in giro, vengono a un bar, vogliono anche ristoranti che fanno magari ricette non vegane, ma fanno i menù per i vegani. Bravo, esattamente questo menù noi lo accreditiamo, lo riconosciamo e pubblicizziamo gratuitamente queste realtà, perché in modo tale che i vegani possano trovarli in tutto il territorio nazionale con facilità. Infatti abbiamo anche le mappe sul nostro sito, che è veganok.com, una mappa sulla quale si può, che è consultabile molto facilmente, come se fosse, diciamo, un'app singola, ma è all'interno del sito, dove uno trova i medici, piuttosto che gli avvocati, piuttosto che i ristoranti, piuttosto che gli agriturismi, piuttosto che le farmacie. Anche le farmacie abbiamo, diciamo, educato, e anche in farmacia, in molte farmacie a Roma ce ne sono diverse, dove un vegano può andare e se ha bisogno di un determinato tipo di prodotto, perché no, a volte si deve purtroppo ricorrere al farmaco, anche se facilmente noi possiamo farne a meno, perché stiamo abbastanza bene in salute, il cibo è la nostra medicina, come diceva un signor Ippocrate moltissimi anni fa, e con quella ci curiamo parecchio, però può capitare, e in quel momento anche il farmacista è in grado di aiutarti. Poi organizziamo eventi importanti, e il più importante di questo è il Vegan Fest, che sarà come tutti gli anni ormai da 10 anni, quest'anno a Bologna dall'8 all'11 settembre, ed è un evento, diciamo, molto visitato, 45.000 visitatori anche l'ultimo anno, l'anno scorso, e poi partecipiamo a tantissimi altri eventi dove portiamo la nostra testimonianza e i nostri testimonial. Abbiamo soci onorari, che sono persone dello spettacolo, insomma ci diamo da fare sotto tutti gli aspetti. Ecco, in tutto questo trovi del tempo libero per altri hobby? Assolutamente no, però visto che per la palestra no, infatti ho una palestra in giardino, perché assolutamente non posso avere molto tempo a disposizione, ma queste sono scelte di vita, per dirti chiaramente come funziona, e ho dedicato da molto tempo ormai il mio tempo a questa mia scelta. Ho smesso di fare la mia professione, io ero geometra, sono stata geometra per 38 anni, ho deciso di smettere proprio per dedicarmi notte e giorno alla divulgazione di questo. Questo è, io non ho figli, questo è mio figlio, cioè contaminare gli altri con questa passione, con la scelta vegana, con quello che c'è di buono, perché è una scelta virtuosa, grazie alla scelta vegana, non è che sto per dire una cosa forte, ma fortissima, però si può sicuramente ridurre quello che è l'impatto dell'inquinamento, quello che è il consumo dell'acqua, perché purtroppo la prima causa di inquinamento sul nostro pianeta, ahimè, sono gli allevamenti intensivi, oltre che essere dei lager dove gli animali vengono maltrattati, uccisi, sono anche la prima fonte di inquinamento, la prima fonte di consumo elevatissimo di acqua. Per fare un chilo di carne occorrono dai 15.000 ai 200.000 litri di acqua, pensa. Quindi in un'era in cui si sta andando incontro a un grosso problema, che ci sarà sicuramente nel 2050, quando la popolazione del pianeta aumenterà di un terzo rispetto a ora, quindi dai 7 miliardi circa arriveremo a quasi 10 miliardi sul pianeta, l'acqua è un bene prezioso. Dobbiamo pensare, l'oro blu. Eh sì, e dobbiamo pensare sicuramente a fare qualcosa. Nel nostro piccolo, ogni cosa che noi possiamo fare cambierà le sorti del futuro e dei bambini che oggi sono piccoli, delle generazioni future. Molto bene, abbiamo anche fatto dei commenti, delle affermazioni forti ma necessarie. Sì, per spiegare che cos'è questa scelta. Chiaro. Può, addirittura ne faccio un'altra, è ancora più forte, potrebbe aiutare a diminuire il problema della fame nel mondo, perché se le coltivazioni oggi destinate a cereali per sfamare gli animali degli allevamenti intensivi fossero dedicate a sfamare invece chi non ha cibo, potremmo anche risolvere sicuramente anche questo problema. Assolutamente sì.
diamo qualche informazione su il tuo mondo, perché il tuo figlio, come l'hai chiamato, sì, questo figlio è un figlio, questo figlio ha tanti contatti in questo caso. Diamo l'email info@astovegan.it per chi volesse saperne di più sull'associazione, associazione che si trova via Ghino Valenti 12, zona Vigna Clara. Mi raccomando, merita anche un like questa Onlus Asso Vegan, associazione vegani italiani, mettete un like. E anche a Vegan Ok, Vegan Ok è scritto tutto attaccato, un'altra pagina che merita un like. E poi chiaramente ci sono due siti da visitare, www.veganok.com e www.assovegan.it. Renata, è stato un grande piacere poterti intervistare. Vogliamo salutare qualcuno per concludere? Sì, beh, io saluto tutti i vegani, ma anche e soprattutto tutti i non vegani, perché li porto così col mio saluto molto aperto. Quindi un abbraccio, noi non facciamo guerre, ma siamo in una missione di pace, perché ci ispiriamo sicuramente ai principi di non violenza, quindi non essendo persone che mangiano cibo di altre vite, quindi cibo animale, quindi altre vite, io porto tutti a riflettere su queste piccole considerazioni che in questo momento, così in maniera anche molto serena e leggera, abbiamo avuto modo di fare insieme. Vi ringrazio sicuramente. Siamo noi che ringraziamo della vostra della vostra, diciamo, ospitalità. Siamo noi che ringraziamo te, che abbiamo anche un po' assaggiato il tuo carisma, quindi strano che adesso tutto il mondo non sia vegano. Sei molto carismatica, Renato. Grazie, grazie a voi e buon lavoro, buon proseguimento a tutti.